È un ragazzo, giovane, è un ragazzo che viene a Spezia, da oggi è il nostro nuovo mister, mister Michele Serena, scelto dalla società. Abbiamo avuto diversi colloqui, abbiamo parlato molto anche con lui, abbiamo ritenuto che fosse la persona giusta per risollevare le sorti di questa squadra, una situazione che sicuramente non è ancora, non ha visto la fine, ma abbiamo tutto il tempo e tutte le possibilità per rifarci. Mister è qui, io credo di non dover aggiungere molte parole, immagino che bene o male ho visto in questi giorni sui giornali, sui siti, c'erano diversi nomi, c'era quello di Michele Serena che, ripeto, da oggi è il nostro nuovo tecnico. Da parte della società, il presidente Volpi che vi saluta e che ovviamente ha seguito giorno per giorno l'evoluzione di tutto quello che è successo da domenica sera fino a stamattina. Ripeto, un grosso in bocca al lupo, ovviamente mi sembra giusto dover ringraziare per quello che è stato fatto anche a mister Bustinetti che da ieri, come ben sapete, non è più il nostro tecnico. Michele Serena è qui a vostra disposizione, penso che più di lui o di Moreno sia giusto capire da lui il perché. Noi in questi giorni parlandoci abbiamo pensato e capito che poteva essere l'uomo giusto. Com'è? Lo Spezia, sì, la Serena. È una bella. Un bel titolo per domani. Con un uomo però, non con un ragazzo. Avete fatto. Banalito un po' la presentazione della domanda. Avete fatto una scelta completamente antitetica rispetto a quella precedente. Cioè, siete passati da un tecnico esperto, navigato di 57 anni, a un tecnico giovane, 41 anni, che allena relativamente da poco. C'è una motivazione proprio per voler fare una virata a 180 gradi rispetto al recente passato? No, diciamo che abbiamo contattato anche altre persone, ma non era certo l'età che ci poteva dare l'indicazione se prenderlo giovane. Non abbiamo visto la carta d'identità, abbiamo scelto in base a quelle che possono essere secondo noi le caratteristiche di un allenatore che possa venire a Spezia. No, pensavo. Si può parlare di scelta coraggiosa, non certo nei confronti di Michele Serena, quanto il fatto che dopo 5 giornate si va un po' a bloccare quello che ha definito anche da voi un progetto biennale, no? Sì, sicuramente non ci aspettavamo che alla quinta giornata succedesse quello che poi è successo. Ovviamente abbiamo cercato di, secondo quelle che sono le indicazioni che sono uscite in un consiglio fatto lunedì pomeriggio, di cercare di capire qual era la soluzione migliore per cercare di portare velocemente questa squadra a rendere e a cominciare ad avere risultati importanti, credo, quali meriti. Spalenza, stigmatizzando un po', si può parlare di una sorta di maledizione. Lei 2 anni fa non c'era al cambio al posto di Lombardi dopo poche giornate, alla quinta. Fare al posto di Dardelio, quest'anno Serena al posto di Bustinetti, è una maledizione che ha lì. Ma no, io non credo a queste cose, le maledizioni né alle cose. È successo, purtroppo l'anno prossimo chiederemo alla federazione che la quinta ce la facciano saltare, così almeno non avremo questo problema. Al di là delle battute, purtroppo è una coincidenza, ma non mi piace parlare di maledizioni, o anche se sono uno che su certe cose ci sta attento, ma anche perché quella di 2 anni fa ha portato alla vittoria del campionato dello Spezia. Allora poi non era dopo 5 di scalazzo. Fa comunque. La prima dopo 8 che l'anno scorso dopo 5. Ah, sì. Ripercorrendo Michele la breve carriera da allenatore, 2 salvezze miracolose, correggimi se sbaglio, a Venezia e poi anche a Rosseto, insomma, dove è stato fatto un buon lavoro, e la parentesi di Mantova, raccontacela, penso che abbia contribuito anche quello che era l'atmosfera che si respirava
non prenderlo a Mantova, che poi è stato anche il fallimento della società. Sì, io ne ho accennato ieri parlando con loro dell'esperienza di Mantova, una situazione difficile che poi è sfociata con il fallimento della società, per cui niente, comunque è servita anche quella esperienza, siamo arrivati anche lì a un soffio dalla salvezza, ci siamo giocati fino all'ultima partita ad Ancona, ripeto, in condizioni molto difficili, però penso e reputo che se dei ragazzi in quell'esperienza difficile si fanno ancora vivi, vuol dire che qualcosa io ho trasmesso, sono rimasto credibile fino alla fine. E in una situazione così per me ha un valore molto importante. Possono contare le centinaia di presenze in Serie A, non se non ricordo male anche un po' di Coppa dei Campioni, e per trasferire un po' a questa squadra, a nostro modo di vedere, anche un po' scarica in questo momento gli stimoli, oppure è tutto nelle mani dei giocatori, come si diceva ieri appunto? Ma io penso che in tutte le parti, non solo a Spezia ma anche in altri luoghi, le felicità, le gioie e i dolori degli allenatori le fanno sicuramente i giocatori, che sono quelli che scendono in campo. È chiaro che se un allenatore riesce a instaurare un buon rapporto, a motivarli nella maniera giusta e ottenere il massimo, penso che di problemi non ce ne siano. Il fatto di aver giocato diversi anni, non dico tanti, diversi anni a buoni livelli può permettere di capire, essendo ancora piuttosto giovane, mi può permettere di capire e di conoscere, senza entrare dentro uno spogliatoio, le problematiche che ci possono essere, a differenza magari che uno ha smesso da 15 anni, per cui sono tutte esperienze, penso, che possono servire anche nel percorso di allenatore. Chi saranno i collaboratori tecnici di questo staff? Il secondo Zanon, preparatore dei portieri Lotti, e atletico Fiorillo. Fiorillo? L'ho già visto, lo aspetta giocare? No. E adesso sono tre partite difficili, una dietro l'altra, che possono cambiare il campionato, che deve essere fatto, come pensi di affrontare questi 10 giorni decisivi? Beh, sono appena arrivato e devo ancora incontrare la squadra, per cui questo è vedere anche le condizioni di salute, eventuali fortunati o meno. È chiaro che è vedere anche una condizione fisica che c'è all'interno del gruppo. È chiaro che poi la vicinanza di questi incontri, non dico che diventi fondamentale, ma importante. Di partita davanti e di punti a disposizione ce ne sono veramente tanti. Cercheremo in tutti i modi di ricominciare o di cominciare, visto che la continuità è quella che è mancata fino adesso, il cammino che si è prefissato la società. Bueno, mister Nietti paga soltanto i risultati oppure la sfiducia generata per il proseguo? No, purtroppo sappiamo come funziona il calcio, i risultati vogliono dire tutto. È chiaro che le valutazioni che sono state fatte sono valutazioni tecniche, sono valutazioni psicologiche, perché la squadra vista in campo nelle ultime due trasferte ha dimostrato di mancare in qualcosa, solo quello. Quindi purtroppo a pagare è stato l'allenatore, ma penso che come dappertutto nel calcio succede questo. È chiaro che la scelta che è stata fatta, ripeto, è stata fatta la scelta di un uomo, non di un ragazzo, perché è solo qui, non a Spezia, in Italia si pensa che i ragazzi abbiano 50, 40 o 50 anni, quindi sicuramente ha un bagaglio di esperienza importante come giocatore, ma la cosa che più mi ha colpito e che ci ha fatto propendere per questa scelta è il fatto che lui vuol vivere Spezia e lo Spezia 24 ore al giorno per ottenere un risultato solo. Per dimostrare questo lui ha accettato un anno solo di contratto, con il secondo solo vincolato al fatto che ci sia la promozione a fine anno. Ecco, parlavi di scelta tecnica ma anche psicologica, forse per i giocatori. Quanto ha influito, diciamo, la voglia del presidente di vincere subito, comunque le pressioni che magari il presidente in questo momento ci sta anche facendo a livello... Il presidente in questo momento, più che dare pressioni, secondo me le sta togliendo a tutti, perché è la persona che ha più esperienza di tutti nel mondo dello sport, di noi,
quindi assolutamente non ci ha dato assolutamente nessuna pressione. Ci ha ascoltato, abbiamo preso insieme questa, la prima decisione, cioè quella di Gustinetti, e abbiamo preso insieme questa seconda decisione. Serena, erano gli stessi di Rossi per questi, i collaboratori? Sì. Ci sono anche i nomi, Zanon? Davide, Pilotti, Massimo, e Fiorillo, Roberto. Lotti Pedale, quello che era un po' di buono, sì. Partire, Lotti? A Venezia. Credo tattico particolare o... No, nella maniera più assoluta, perché penso che... Sì, ma molto dipende anche dalle condizioni del momento, dalle squalifiche, dagli infortuni, dalla condizione fisica. Io qui posso, come dicevo il direttore ieri e l'altro ieri, veramente scegliere tra un parco giocatori importante. Reputo anche che nessuno vanti dei crediti nei miei confronti, per cui da oggi è zero, penso per tutti quanti, visto che io sono nuovo. Non li conosco, ho la fortuna e la possibilità di attingere all'interno di un bacino molto 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 colmo. Ecco, mi piace un po' la conoscenza. Certo. La vina rimane. Certo. Sempre che lo so rimane. Certo. Dicevo, la piazza la conosci già, diciamo, un po' parlare, comunque. Calore, il tipo di attaccamento che c'è nella piazza nei confronti della squadra e della società. Io penso che il calore che c'è a Spezia lo conoscono tutti in Italia, per cui io penso che dobbiamo trascinarli, e se il direttore non si offende, rubo una battuta sua dell'altro ieri, avendo parlato col presidente, che mi è sembrata una persona molto ambiziosa. Se faccio in fretta, io rimango qua. Nel proseguio, in Serie B, in Serie A. Se non faccio in fretta, io di sicuro non ci sono. Lo Spezia ci arriverà comunque, ma probabilmente ci sarà un altro allenatore al posto mio. Per cui ho scelto di venire qua e fare 18 ore al giorno di calcio. Non perché parlavo di te, cioè spiega, perché non sei, sei dormo, per cui voglio veramente buttarmi a capofitto in questa, come ho fatto del resto a Grosseto. Ho fatto la stessa scelta con ottimi risultati. Anche a Grosseto si aspettavano un allenatore di fama internazionale. Mi piacerebbe finire come Grosseto, sotto la curva, acclamato sotto la curva. Significa che di aver raggiunto quello che è in primis l'obiettivo della società, ma il mio anche. Non è Grosseto, si è interrotto il rapporto. Perché non c'erano le condizioni poi per proseguire. Però vi garantisco che ieri una delle prime persone che mi ha chiamato è stato il presidente Camilli. No, è come faccio? Se mi occupo di calcio 18 ore al giorno non avrei tempo per loro, per cui... Qui? No, da Venezia, vengo da Venezia. Sono ancora da Vecchia Sponda. Vengo da Venezia, da Mestre. C'è tua moglie, figli? Due bimbi. Si chiamano? Riccardo Filippo, 15 e 12. Riccardo 15, Filippo 12. La signora? Patrizia. Patrizia? Codice fiscale? No, ah, ecco, un'altra cosa che mi ha colpito favorevolmente in questo senso, per dimostrare l'attaccamento che ha il mister a questo tipo di lavoro, è il fatto che mi ha chiesto di poter stare ad abitare, quindi penso in un albergo, in un residence, insieme al suo staff, per poter parlare di calcio 24 ore al giorno.